Huawei P40 Pro Plus, dove il più significa non solo qualche centinaia di euro in più rispetto al prezzo del P40 Pro, ma anche un doppio sensore teleobiettivo, una scocca in ceramica e la ricarica wireless a 40 watt super veloce. C'è qualcos'altro e vale la differenza? Cerchiamo di scoprirlo nella nostra recensione. Avete mai pensato di poter utilizzare un giorno uno smartphone con un comparto fotografico così importante, da avere addirittura un doppio sensore con lo zoom? Apparentemente sembrerebbe una follia o una cosa davvero esagerata, eppure Huawei ci ha pensato e ha deciso di proporlo nel suo nuovo Huawei P40 Pro Plus, un modello a dir poco esclusivo che rispetto al normale Huawei P40 Pro, come vedremo, possiede appunto questo doppio zoom ottico e molte altre cose. Ma procediamo con ordine e partiamo innanzitutto dal design, perché se a prima vista Huawei P40 Plus potrebbe non sembrare poi tanto differente dalla versione Pro normale, ecco che la presenza nella parte posteriore, di una cover realizzata completamente in ceramica rende questo modello non solo diverso nella sostanza, ma soprattutto più bello, resistente e sicuramente più premium. Ok, pesa diciamo sui 20 grammi in più, raggiungendo i 226 grammi, ma è palese che una volta in mano la robustezza e la qualità costruttiva del retro in ceramica, soprattutto in questa colorazione bianca, potrebbe farvi veramente innamorare. È classificato IP68 per resistenza alla polvere e all'acqua, ma soprattutto questo dorso in ceramica possiede una durezza di 8,5 sulla scala MOS. Per fare un confronto, lo zaffiro è valutato a livello 9 e il diamante a 10. Insomma, un vero gioiello di smartphone. Frontalmente abbiamo un pannello denominato Overflow identico a quello del P40 Pro, ossia con quattro lati curvi che in maniera unica e originale scorrono all'interno del telaio in alluminio, mentre lo spazio extra attorno agli angoli consente al telaio stesso di sollevarsi come se ci fossero delle onde. È davvero unico nel suo genere. La parte posteriore vede poi la presenza nella parte alta del primo comparto fotografico a 5 fotocamere di Huawei, con un intero kit fotocamera che si trova su di una struttura rettangolare leggermente più grande di quella del P40 Pro e leggermente anche più rigonfia nello spessore, ma senza comunque bordi taglienti. Il design è sempre una questione, diciamo, soggettiva, ma questo si adatta bene al telefono e lo fa risultare sicuramente molto elegante e soprattutto molto premium. Per quanto riguarda il display, Huawei P40 Pro Plus possiede uno schermo OLED da 6,58 pollici con risoluzione Quad HD Plus, ma soprattutto una frequenza di aggiornamento a 90 Hz. È il primo pannello di questo tipo per Huawei, ma la qualità raggiunta è davvero molto elevata, sia nella visione dei contenuti multimediali, sia per la presenza di un'elevata luminosità, sia in interno che in esterno. Il maggiore refresh rate permette chiaramente ottime transizioni da una palla all'altra, ma soprattutto nello scorrere una qualche pagina web o anche nello scorrere contenuti di qualità. A livello hardware, Huawei P40 Pro Plus funziona con il chipset Kirin 995G, che per l'azienda è al momento il chipset più potente mai realizzato per smartphone. A livello tecnico lo abbiamo apprezzato già con la versione P40 Pro e nello specifico sappiamo che il Kirin 995G ha un processore octa-core. Ma tralasciando i risultati dei benchmark, che comunque potete trovare chiaramente sull'articolo su Hardware Upgrade che vi lascio in descrizione, diciamo che questo Huawei P40 Pro Plus è uno smartphone veloce nella vita reale. Lo schermo a 90 Hz e la fluidità che ne deriva, aumentano ulteriormente l'impressione, la velocità, nonché la grandezza di questo device, che, scalda oltretutto davvero molto poco nell'uso anche sotto stress. Huawei P40 Pro Plus, proprio come il fratello minore, arriva con la EMUI 10.1, è l'ultima versione dell'interfaccia grafica di Huawei ed è basata su Android 10, ma attenzione, lo sappiamo, in versione senza i servizi di Google. Non abbiamo accesso al Play Store, ossia non possiamo scaricare in quel modo le applicazioni, ma la soluzione c'è perché App Gallery è il vero e proprio catalogo di applicazioni che l'utente può utilizzare al posto del Play Store e che è realizzato appunto da Huawei.
Non c'è tutto e chiaramente non ci sono le app di Google, ma quello che è presente funziona al 100%. Oltretutto, l'applicazione Phone Clone è senza dubbio una delle applicazioni più utili nella configurazione iniziale dello smartphone. Ci permette di copiare tutto in automatico da un device precedente. Diciamo che ogni giorno sono in arrivo sempre nuove applicazioni e Huawei sta lavorando davvero giorno e notte per integrare il suo store ai livelli di quello di Google, ed effettivamente, tranne per qualche mancanza, ci sta riuscendo davvero molto molto bene. Ma parliamo ora della fotocamera, perché è effettivamente lei la vera protagonista di questo Huawei P40 Pro Plus. Il comparto viene denominato da Huawei come Leica Penta Ultra Vision, è un nome di fantasia, ma dietro ha un insieme di sensori fotografici da vero primato. Risultano abbastanza simili a quelli della versione P40 Pro in termini di esperienza, ma al posto di un solo teleobiettivo il P40 Pro Plus ne offre due. Abbiamo quindi, oltre ad un sensore principale da 50 megapixel, ad uno ultra grandangolare da 40 megapixel e ad un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 3x, un secondo teleobiettivo sempre da 8 megapixel ma con zoom 10x con sensore a periscopio, oltre all'onnipresente sensore ToF. Non solo numeri, ma soprattutto tanto algoritmo, visto che quest'anno Huawei ha lavorato per migliorare la qualità generale e ciascuna delle quattro fotocamere più importanti ha un sensore aggiornato ad alta risoluzione con nuovi filtri e obiettivi migliorati. Sulla spiegazione tecnica dei vari sensori vi rimando chiaramente all'articolo su Hardware Upgrade, mentre qui parliamo di come effettivamente scatta questo P40 Pro Plus di Huawei. Partendo con le foto di giorno, con luce ambientale su soggetti di vario tipo, lo smartphone a nostro parere raggiunge davvero l'eccellenza, con tanti dettagli, gamma dinamica migliorata, colori vivaci e rumori praticamente inesistenti. Huawei XD Fusion Engine esalta le foto anche senza imporre l'HDR Plus, e se si vuole proprio esagerare è possibile anche scattare a 50 megapixel invece dei 12,5 megapixel che l'algoritmo preimposta. Stessa cosa per gli scatti con la fotocamera ultra grandangolare, perché anche qui ci si esalta con una precisione da manuale negli scatti con visione allargata. Colori decisi, gamma dinamica forte, correzione algoritmica importante che non guasta. Per le foto in notturna e ossia foto con poca luce, garantiscono un livello di primato per P40 Pro Plus anche senza la modalità notturna. Hanno un ottimo livello di dettaglio, un'esposizione bilanciata, rumore molto basso e, attenzione, attivando la modalità notturna il vantaggio principale è quello di aggiungere maggiori dettagli nelle foto in ombra. Lo zoom, anzi attenzione, il doppio zoom è l'elemento in più di questo P40 Pro Plus. Gli scatti in lontananza sono davvero ottimi, il dettaglio è elevato, i colori accurati, la gamma dinamica buona, e Huawei non ha provato a mascherare l'upscaling. In questo caso l'uso del secondo sensore tele permette di catturare soggetti e oggetti a distanza incredibile, senza però dimenticare il dettaglio. C'è dietro un lavoro sicuramente davvero molto fatto bene da Huawei a livello algoritmico, che si vede proprio in queste situazioni. Selfie, come detto, per P40 Pro Plus di qualità, soprattutto nell'effetto bokeh, grazie a un doppio sensore da 32 megapixel e ToF. I video possono raggiungere i 4K a 60 frame al secondo, migliorano per qualità ma anche per facilità di ripresa da parte dell'utente. Huawei P40 Pro Plus è dotato poi di una batteria da 4200 mAh, uguale a quella del P30 Pro e P40 Pro. Supporta però, attenzione, la ricarica veloce supercharge da 40 watt, ma soprattutto il nuovo wireless charger stand da 40 watt che permette di ricaricare lo smartphone nello stesso tempo in cui si ricaricherebbe con il cavo, ma senza chiaramente il cavo. In questo caso una ricarica totale può essere raggiunta in 80 minuti, ma l'autonomia di P40 Pro Plus è un vantaggio dello smartphone, perché l'utente, anche più esigente, potrà superare di gran lunga la giornata di utilizzo anche con questo display da 90 Hz. Huawei P40 Pro Plus sembra aver raggiunto dunque l'apice della collaborazione fotografica tra l'azienda cinese e Leica, ed è quasi impeccabile quando si tratta di fotografia e acquisizione video. È, diciamolo, il camera phone più versatile sul mercato in questo momento, e nessun altro concorrente può eguagliarlo né per hardware né per modalità di scatto.
Huawei P40 Pro Plus non è solo una macchina fotografica, possiede uno schermo ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento alta, che vibra addirittura per trasmettere il suono, un retro in ceramica praticamente impossibile da graffiare, prestazioni davvero eccellenti, connettività 5G con modem incorporato e straordinarie opzioni di ricarica rapida in modalità wireless. Diciamo che l'elefante nella stanza dei giochi di Huawei ormai lo conosciamo bene ed è Google, o meglio è l'assenza di servizi di Google, ma lo abbiamo detto e lo ripetiamo ancora una volta perché è uno smartphone che si può usare in modo praticamente completo anche così senza i servizi di Google, ma con gli HMS, ossia i servizi proprietari di Huawei. Ok, ci vogliono 1399 euro per acquistarlo ed è forse questo in questo momento la cosa che potrebbe far desistere dal comprarlo. Di fatto però attenzione, Huawei P40 Pro Plus è unico per la sua fotocamera con teleobiettivo doppio e se si vuole uno smartphone veramente completo a livello fotografico la scelta non può che ricadere su di lui, il camera phone più abile e versatile del momento. Con questo è tutto, mi raccomando lasciate un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, fateci domande se ne volete sapere di più su questo Huawei P40 Pro Plus e mi raccomando continuate a seguirci.